Amici, condivido con voi questo nuovo video sui consumi dell'agility perché rispetto all'altro video che ho fatto, in questo caso l'utilizzo del mezzo è stato un po' diverso, cioè nel video precedente che vi lascio linkato qui su ho fatto uso per lo più cittadino dello scooter, in questo caso ho fatto anche un po' di extraurbano e in particolare la prima tacca di serbatoio che si è spenta dopo ben 116 km e mezzo, alla fine appena si è spenta mi sono fermato e ha visto circa 50 dei 116 km fatto su strada extraurbana, quindi un uso rispetto all'altra prova non sono cittadino. Dunque, vi tengo aggiornati perché dovrò fare un altro tratto di extraurbano nei prossimi giorni. Quindi penso che se vi interessa anche conoscere i consumi di questo mezzo non solo in città, questo video potrebbe essere interessante per rispondere ai vostri dubbi. Vi aggiorno man mano. Ciao. Amici, 47 km e si è spenta anche la seconda tacca. In questo caso ho percorso circa 25 km di statale. Vi aggiorno sulle altre tacche. Ciao. Amici, 64 km e si è spenta anche la terza tacca, che adesso si è prontamente riaccesa per. Questo è il bello della diretta. Comunque, azzero il trip e vediamo quanti chilometri riesco a fare con la penultima tacca. Ciao. Amici, quasi 36 km e si è appena accesa l'ultima tacca, quindi ho finito la quarta tacca di benzina. In questo tragitto ho compiuto circa 25 km di superstrada, però in questo caso il tragitto è stato fatto sempre quasi del tutto in due persone. Amici, l'ultima tacca si era spenta ma si è appena riaccesa dopo 47 km, quindi la quinta e ultima tacca è durata 47 km e mezzo. Adesso si è riaccesa, questo è il bello della diretta. Ad ogni modo, credo che andrò a breve a fare il pieno, quindi potremo fare i conti sul consumo di questa seconda prova che ha visto un'alternanza di percorso cittadino ed extraurbano. Ciao. Amici, mi appresto a fare il pieno a 11.086 km e come vedete lo scomodissimo termoscud messo in questo modo mi permette di accedere in maniera abbastanza agevole, abbastanza, al serbatoio. Quindi faccio il pieno e poi faccio un po' di conti. Ciao. Amici, metto in evidenza le tacche in cui ho fatto tratti in extraurbano, quindi tacca 1 e tacca 2. Come vedete, la percorrenza è passata da 100 a 116 km per la tacca 1 e da 38 a 47 per la tacca 2, con un incremento rispettivamente del 16 e del 23%, mentre per le altre tacche la percorrenza è rimasta più o meno invariata. Al solito, se avete dubbi, suggerimenti o altro, lasciatemeli nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!